Benvenuti nella seconda, il secondo video, non episodio, non puntata, questo non è uno spettacolo, il secondo video della serie Soldi. Adesso, mentre io taglio la legna qua, parleremo di... perché chi controlla i soldi controlla il mondo, no? Quindi l'aspetto dei soldi è veramente fondamentale, no? Perché è quella frusta invisibile che fa fare agli uomini quello che loro vogliono, no? Tramite questi soldi, no? Quindi una delle cose che devo dire in questo video è che loro possono spostare la gente al loro piacimento, no? Spiegava Uriti, no? Lui diceva: immaginatevi un pesce, diceva, se tu secchi l'acqua dove lui sta, diventa secca, non c'è più acqua, e l'acqua la fai più abbondante in un altro punto, il pesce andrà là. La stessa cosa per i soldi. Loro, per esempio, in Albania avevano creato una crisi con la guerra civile, c'era negli anni 90 là, dopo che è crollato il comunismo, e quindi i pesci, quindi gli albanesi e anche altri dell'est, si sono spostati dove c'era più ricchezza, quindi verso l'occidente. E allo stesso modo possono fare con guerra, appunto, come hanno fatto in Albania: caos totale, la gente aveva preso le armi, eccetera, eccetera, caos totale, la gente non si trovava più nemmeno da mangiare, e come stanno facendo in Ucraina, per dire, loro così possono spostare le pecore, perché ricordiamo che la gente, anche se avesse le terre per fare le cose, ricordiamo che loro devono pagare le tasse e lo Stato non ti permette di vendere la tua cosa perché sei uno schiavo. Okay? C'è stata una migrazione e una emigrazione qui in Italia che nessuno parla, che è la migrazione da queste, le montagne che avete avuto, dove la gente in queste montagne non erano tutte così messe in queste condizioni qua. Qui anche nelle montagne c'era gente che lavorava queste terre, ci tirava fuori qualcosa che aveva un valore, diciamo, cibo. E quindi, però ecco, c'è stata una migrazione impressionante interna in Italia, che è, quindi, oltre a quella dove durante il Novecento siete andati sia in America che nel nord Europa, c'è stata una migrazione interna che nessuno parla, però, che è la migrazione dalle montagne verso le grandi città. Questo perché chi controlla i soldi può benissimo farti spostare senza problemi, perché tu, se non riesci più a vendere quello che hai perché devi pagare la casa che non è tua, anche se è tua, perché sei uno schiavo, anche se ti dicono che sei in capitalismo, eccetera, eccetera, tu sei uno schiavo, che la tua casa la devi pagare. E non puoi pagare quella casa se non con i soldi che vogliono loro, cioè dello Stato, diciamo, no? E quindi tu devi, per forza, lavorare per lo Stato, perché altrimenti se fai un qualsiasi altro lavoro, viene considerato il lavoro nero, e se il Stato lo scopre, finisci nei guai. Quindi sei costretto a lavorare per lo Stato, e loro cosa fanno? In questi paesi qua tolgono piano piano tutti i negozi, così tu non puoi neanche, per dire, vado a lavorare in città e poi torno nella mia casetta. No, non lo puoi fare, perché questi piccoli paesi piano piano muoiono, tolgono gli autobus, tolgono gli alimentari, tolgono tutto. In questo paese dove sto io adesso c'è solo un bar dove ti puoi avvelenare in sicurezza. Lì quello te lo danno, perché il bar gli serve, perché crea zombie, quindi col veleno che vendono lì, quindi il bar va bene. E quindi questo, diciamo, è il potere dei soldi, cioè di spostare tutta questa gente che in Italia viveva benissimo in campagna e in montagna senza problemi, producendo quello che potevano produrre, no? E poi scendevano a valle e lo scambiavano con altre cose, diciamo, che gli servivano, che non avevano. Quindi è vero, sì,
È uno strumento utile i soldi, ma non è indispensabile alla fine. È come dicevamo, il concetto, no, dei soldi è semplicemente un qualcosa che di intrinseco ha valore, nel senso che quella cosa là che noi per convenzione, cioè, ci mettiamo d'accordo e decidiamo che ha valore questa cosa qua, è un qualcosa che effettivamente ha valore, ma non il pezzo di carta che usiamo adesso, che è un pezzo di carta che non ha valore, no? Però tu sei forzato a usare questo pezzo di carta perché, appunto, loro, facendoti usare la loro moneta, possono benissimo spostarti come un pesciolino dove vogliono loro. Allora, costringendoti ad usare la loro moneta, loro, riescono in questo modo a creando crisi a piacimento perché controllano completamente come gestire questi soldi che controllano solo loro. In questo modo loro ti possono mettere le mani in tasca senza che tu possa dire che sono stati loro, perché loro danno la colpa a un evento così economico che purtroppo è uscito fuori dal niente così, no? E in questo modo loro possono toglierti ricchezza vera. Case, molta gente, per esempio, anche in quest'ultima crisi che stanno creando, che stanno per creare quest'altra crisi ancora più grossa, con la guerra, e praticamente loro ti toglieranno tutto perché tu, siccome insomma, per mangiare e campare, diciamo, dovrai, perché loro non ti fanno più nemmeno lavorare piano piano, il lavoro è sempre più scarso, più difficile da trovare. Tu cosa fai? Sei costretto a vendere quello che hai, ok? E quindi a chi vendi questa roba che hai? A gente che ha soldi, quindi quelli in alto. Quindi loro prendono ricchezza che tu hai, perché loro se lo possono permettere anche in tempi di crisi, perché loro i soldi gli escono dal naso, dalle orecchie, e possono prenderti beni reali e tangibili, terre, ricchezze, assets di qualsiasi tipo, e solo perché stanno lì in alto, se lo possono permettere di comprare in un momento di crisi, no? Tu invece, che sei uno schiavo, devi mangiare. Quindi cosa fai? Dai via tutto. Però nella tua testa e nella tua percezione, quello che è il pericolo maggiore qua è lo zingaro, l'albanese che ti può fregare. E diciamo, percentualmente parlando, diciamo, le probabilità che un albanese o uno zingaro ti possa mettere le mani in tasca, rispetto allo Stato che lo fa costantemente, senza problemi, e in modo veramente che manco te ne accorgi, è uno dei ladri proprio più geniali che c'è, perché lo zingaro ogni tanto lo puoi pure beccare, per dire, no? Ma lo Stato sono pochi quelli che se ne accorgono delle schifezze che fa. E quindi questa è un'altra cosa da pensarci. Ricapitolando, abbiamo detto, loro riescono a muovere le persone a piacimento. Ho fatto l'esempio sia degli albanesi, ma anche degli italiani che si sono spostati sia verso altri paesi, ma anche internamente, quello è stato uno dei movimenti più enormi che c'è stato, cioè lo spostarsi dalle montagne e le campagne nelle città, no? Però nessuno ne parla di questa cosa qua, no? Poi, secondo aspetto era che loro ti possono mettere le mani in tasca e tu nemmeno te ne accorgi, controllando i soldi, con tasse e cose, loro sono in grado di toglierti le ricchezze che hai, no? Però l'aspetto più fondamentale alla fine che diciamo, hanno i soldi e il controllare i soldi è che loro praticamente, una volta che tu non hai altro modo per vivere se non tramite i loro soldi, come ho fatto vedere anche nel primo video, praticamente non c'è altro modo di vivere oggi, legalmente. Ricordiamo, legalmente non significa forse che la cosa è giusta, perché se uno stronzo si mette al potere e dice che questo è legale, questo è illegale, quello non significa che quello è giusto, quello è sbagliato. E quindi l'unico modo oggi per campare, per mettere il cibo in bocca legalmente e usare i loro soldi. Quindi questo cosa significa? Significa che io
È come se ho uno schiavo oppure ho una foca da circo, no? Che posso fargli fare quello che voglio e gli do ogni tanto un zuccherino, no? E in questo modo io posso, addirittura come abbiamo visto nel 2020, far fare alla gente, poi nel 2021, far fare a questi schiavi che si credono liberi, la cosa più orribile che mai concepita proprio, che io non mi sarei mai aspettato che. Cioè io vedevo che diciamo, gli schiavi erano mignotte ogni giorno al lavoro, no? Ho cercato di fare video per anni, cercando di far capire questa cosa qua, no? Perché era orribile per me vedere questi schiavi sorridenti che non capivano di essere schiavi, no? Però quando ho visto cosa sono stati capaci a fare gli schiavi, pur di avere quei pezzi di carta, che ripetiamo ragazzi, senza quei pezzi di carta oggi è difficile che mangi. Mettiamo il caso che tu hai qualcuno di buono che ti può dare da mangiare, è buono con te, ti dà da mangiare, ma comunque quella persona deve lavorare, e deve lavorare per il sistema, perché se fai altri lavori nessuno ti dà soldi, perché viene considerato lavoro in nero. Ok? Quindi, quando tu sei riuscito nell'impresa di far mangiare, di far vivere l'essere umano solo con i tuoi pezzi di carta veramente, letteralmente pezzi di carta, perché se non accetti quel pezzo di carta c'è la violenza, capito? O se provi ad usare altri pezzi di carta. Quindi quando tu e quindi abbiamo detto che un animale per dire si muove, mangia l'erba, mangia l'erba. Che il cavallo lo vede tutti i giorni, la si muove e mangia l'erba. L'uomo no. L'uomo deve lavorare per il suo padrone, per quello che vuole la Matrix, e la Matrix gli dà la tettina, no? Come la lupa, no? La lupa è la madre lupa, Matrix, matrice, è il sistema alla fine. Perché il logo della Roma, no? Ha quella lupa, no? Che è lo Stato, la Matrix. Che ti dà quella tettina e tu sei sempre un bambino che ciuccia così, no? Sempre un bambino per loro, no? E quindi quando diciamo loro sono riusciti nell'impresa che per mangiare tu non puoi usare la tua forza e andare a mangiare o produrre da mangiare, ma devi passare tramite un loro lavoro, cioè lavorare per questa prigione, e poi solo dopo prendi da mangiare. Più chiaro di così, ragazzi, io non so come dirvelo che questa è schiavitù pura. Cioè, tu non ti è consentito usare la tua forza come vuoi tu, e anche se è accettabile per un'altra persona, per esempio, io vado a lavorare per un'altra persona e a questa persona gli va bene quel lavoro che gli faccio e mi darebbe soldi anche, ma quel lavoro viene considerato in nero perché tu non stai contribuendo con le tasse al welfare, al our welfare, come lo chiamo io. Quella è pura schiavitù, cioè tu non hai nemmeno il diritto di fare quello che vuoi tu, diciamo, senza che crei rechi danno a nessuno, no? Quindi questo è un aspetto fondamentale, cioè una volta che sei riuscito a non far mangiare o lavorare la persona se non tramite lavori che offre questa prigione, che sono lavori di mantenimento. A quel punto tu puoi avere i soldati, tu puoi avere i poliziotti, che anche se tu sei stronzo, loro fanno quel lavoro là perché sennò non mangiano. E la gente arriva fino al punto che si avvelena pur di sopravvivere in qualche modo, diciamo. Perché non è vivere ormai. E quindi a quel punto tu sei riuscito. E la magia, diciamo, di tutto questo è che lo schiavo stesso non capisce che è costretto a fare tutto questo e addirittura protegge chi lo tiene in questa schiavitù orribile proprio. I soldi poi hanno cambiato anche la natura dell'uomo, anche il rapporto tra uomo e donna, che ormai è totalmente, mi sento un po' sverigio, non so perché, sorcino non ride.
Perché diciamo, se prima la donna vedeva quando sceglieva un uomo, che ne so, aspetto come l'onestà, l'onore, queste belle parole qua, oggi non le vede più, vede i soldi e basta, ok? Stai calmo, vedi i soldi. E quindi il rapporto si è trasformato completamente in prostituzione ormai, non c'è più un rapporto così onesto ormai. E lo schiavo che viene premiato è quello che lavora per il sistema e quindi riceve tanti di questi soldini. Quindi ecco come si fa per dire a far moltiplicare solo i dementi che non si fanno nessun problema a lavorare qualsiasi sia il lavoro, diciamo. A loro gli si offrono tante risorse, in tutti i sensi, anche risorse umane, diciamo, dell'altro sesso. A noi purtroppo abbiamo ancora questi valori che ormai non valgono niente quest'oggi. Purtroppo per noi c'è solo il polso rotto, diciamo. Non hai idea, tu, sì, tu che stai guardando, non hai idea quante volte questo pezzo di merda mi ha tagliato. Quante volte? Infinite volte. E ci casco sempre. Ci casco sempre perché faccio tagli che non dovrei fare, per fare prima, no? Questo è il problema dell'uomo. L'uomo per fare prima fa la cosa sbagliata e viene punito. Quindi tutto questo, ragazzi, per dire che la situazione è così perché è proprio la testa dell'uomo che è fatta così. Però ecco, di solito da una volta, due volte, tre volte che te tagli, uno dovrebbe insomma cambiare, capire, no? Che sta facendo qualcosa che non va fatta, no? E cambiare. Si spera che lo facciamo prima che ci tagliamo la testa qua.